E siamo in una delle 5 tavole che qui a San Cassiano sono state imbandite in onore a San Giuseppe. Questo è un luogo molto speciale perché è un RSA per anziani non autosufficienti, ma la cosa bella e curiosa è che sono stati i ragazzi del centro diurno ad imbandire questa meravigliosa tavola con un nome che dà un valore speciale a questo gesto d'amore. Tavolabile. Fratelli e sorelle, benediciamo Dio, origine e fonte di ogni bene. San Giuseppe è il protettore della Chiesa universale, è il santo protettore delle famiglie, degli artigiani, dei poveri, ma soprattutto degli agricoltori e quindi dai contadini. Noi siamo arrivati in questa piccola cappella dedicata a San Rocco, dove è allestita un'altra tavola di San Giuseppe qui a San Cassiano, la tavola del Comitato Feste. La tavola di San Giuseppe è imbandita con 13 pietanze. La prima a ser presentata è quella dei Pampasciuni. Poi a seguire nell'ordine ci sono le verdure, le rape o le verdure di stagione come possono essere i cavolfiori. Poi la massa, cicciri alla pignata, stoccata pesce con lo scalogno, pesce fritto, pittole, dolci tipici ricoperti di miele. Finocchio e arancia non possono mai mancare. Così, insieme al pane, all'olio e al vino, formano i 13 piatti della tavola di San Giuseppe. Nella cripta della chiesa rupestre di San Cassiano c'è la tavola tradizionalmente allestita con le pietanze cotte. Guardate. Tutte le pietanze della tradizione sono servite cotte, proprio in onore della tradizione. Questo lo differenzia dalle altre tavole di San Giuseppe. C'è la massa, ciceri e tria, e poi c'è il grano stumpato. E poi le pittule e gli immancabili lampacioni. E poi le cartellate fritte col miele e i taralli di patate gustosissimi. Tavola di San Giuseppe che si rispetti non può poi mancare il pesce, come per esempio le cosiddette ope. Il pane di San Giuseppe è ovviamente l'elemento chiave di ogni tavola dedicata al santo. Nel caso specifico qui ne vediamo tre. Perché? Perché questa tavola della tradizione è immaginata per tre personaggi sacri, più nel dettaglio per San Giuseppe, per la Madonna e per Gesù. Vi svelo un'ultima chicca. Tutte queste pietanze cotte della tradizione che sono presenti su questa tavola tradizionale si possono poi assaggiare. Dove? La stessa sera alla Sagra di San Giuseppe. Passando dalla tavola tradizionale di cui vi ha parlato Erika, adesso siamo passati alla tavola dei bimbi, una tavola che è stata organizzata dai bambini della scuola elementare
di San Cassiano. I bambini ringraziano perché il cibo è un dono e loro in questa occasione particolare decidono di ringraziare il prato fiorito di Gigi, l'olio di Salvatore, i tovaglioli di Gina, i tronchetti di Antonio, i pani di Daniela e il miele di Lucio. Siamo all'interno dell'aula consiliare del comune di San Cassiano, che si trova nel Palazzo Ducale. Qui è stata allestita una delle tavole di San Giuseppe, quella della comunità di San Cassiano. Lupino bianco di San Giuseppe, cavolfiori e finocchi, lampacioni selvatici, vermicelli di San Giuseppe, massa di San Giuseppe, farina di San Giuseppe, grano stompato di San Giuseppe. Naturalmente l'elemento principe di queste tavole resta sempre il grano.